Benvenuti. Oggi vedremo un documentario tedesco, il primo di una serie dedicata ai grandi personaggi che nei secoli hanno plasmato la Germania di oggi. E il personaggio scelto per cominciare è l'imperatore Enrico IV, quello che si è scontrato con Papa Gregorio VII nella lotta per le investiture, quello che è andato a fare penitenza a Canossa. Il tema di fondo, come vedrete, è l'estrema debolezza del potere imperiale a quell'epoca. Siamo nell'undicesimo secolo e i secoli a cavallo del 1000 sono quelli nella storia d'Europa in cui l'imperatore, la monarchia in genere, è stata più debole. Eppure l'impero di Enrico IV è ancora quello fondato da Carlo Magno, ha perso qualche pezzo, un po' di Francia, ma insomma è quell'impero lì. Carlo Magno era stato un imperatore potentissimo. Cosa è successo nel frattempo? È successo che al tempo di Carlo Magno i duchi e i conti che governavano il territorio erano dei funzionari dell'imperatore, che poteva nominarli e trasferirli e mandarli in pensione come voleva. Al tempo di Enrico IV i duchi e i conti sono diventati dei principi, ereditano il potere. Tutto quello che devono fare è prestare l'omaggio e il giuramento di fedeltà all'imperatore. I tuoi nemici saranno i miei nemici, i tuoi amici saranno i miei amici. Giuro a te fedeltà e devozione. Il documentario fa vedere bene quanto sia centrale questo rito, questa cerimonia dell'omaggio per il funzionamento del potere nel Medioevo. Del resto, gli storici tedeschi che sono stati intervistati e che vedrete sono colleghi illustri come il professor Althoff, che hanno studiato appunto questo, i riti del potere, il cerimoniale, lo spettacolo, i gesti. La prestazione dell'omaggio era un rituale estremamente sontuoso, complesso, emozionante. Bisognava mettere la mano sul Vangelo e giurare fedeltà, sapendo che rischiavi di dannarti l'anima. E poi l'imperatore sollevava il vassallo che era in ginocchio, lo abbracciava, lo baciava sulla bocca. Sembra l'affiliazione a una cosca mafiosa, è un rito profondamente emotivo. Qui nel documentario è tutto liquidato con una formuletta da pronunciare in ginocchio in un attimo, ma insomma si capisce lo stesso che in quella formuletta c'è tutto. Se i principi decidono di violare il loro giuramento di fedeltà, all'imperatore non rimane niente. Giuro a te fedeltà e devozione, se saprai essere un sovrano giusto. L'altro problema di Enrico IV è che deve andare a Roma e farsi incoronare imperatore dal Papa. Perché Carlo Magno era stato incoronato in San Pietro da Papa Leone III e quindi bisogna continuare a fare così. Solo che al tempo di Carlo Magno il partner forte era l'imperatore. Papa Leone III era un papa debole, screditato. Invece di fronte a Enrico IV c'è un papa fortissimo, Gregorio VII, quello che ha dato il nome alla riforma gregoriana. Che il pontefice romano sia l'unico ad essere chiamato universale. Come si permette questo papa? Gregorio VII prende le misure della debolezza del potere imperiale e decide che i tempi sono maturi per dichiarare che l'imperatore non conta niente. È il papa che gli conferisce il potere. Dio ha dato il potere alla Chiesa, non all'imperatore. E quando Enrico IV non accetta questa prospettiva, che a lui non va bene per niente, e quindi il papa e l'imperatore si scontrano, Gregorio VII scioglie i vassalli e i sudditi dal giuramento di fedeltà, che era l'unica arma che l'imperatore aveva in mano. Dicevo che il documentario è tedesco, Gregorio VII ovviamente è italiano e qui è rappresentato come uno odioso, antipaticissimo. È vero che per Enrico IV è stato un avversario tremendo. Nel calore dello scontro, Papa Gregorio VII si è lasciato andare a dire delle cose di cui secondo me neanche lui misurava fino in fondo la portata. Gregorio VII si trova davanti a un imperatore che dice, come era normale fin dal tempo di Costantino, che il suo potere deriva da Dio. E il Papa dice, ma neanche per sogno. Figuratevi un po' se Dio ha creato il potere degli imperatori, dei re. Dio ha creato gli uomini tutti uguali. E allora perché l'imperatore comanda? E Gregorio VII risponde, perché l'imperatore e i duchi
sono i discendenti di quelli che hanno rubato più degli altri, di quelli che hanno rapinato, ucciso per la smania di ricchezza, per la smania di potere, spinti dal diavolo. Ecco, a parte l'inciso sul diavolo, sembra di sentir parlare Bakunin, l'anarchico. Ogni potere nasce sempre dalla violenza. Sembra Proudhon, la proprietà è un furto. Il Papa diceva queste cose per chiarire al mondo che senza la sua autorizzazione l'imperatore non contava niente. Però una volta che metti in circolo delle idee di questo genere, poi la gente comincia a pensarci. E la gente del Medioevo, che noi ci immaginiamo così superstiziosa, deferente, invece comincia per la prima volta nella storia a pensare che forse, ecco, questa bella favola per cui il potere dell'imperatore deriva da Dio, magari non è il caso di crederci. Buona visione. Potere temporale e potere spirituale nell'undicesimo secolo sono ai ferri corti. Chi è il più forte? Il re dei tedeschi o il Papa di Roma? Papa Gregorio VII e re Enrico IV lottano per il potere. Nella disputa si inseriscono i principi tedeschi. Sarà questo a determinare l'esito finale. Che il pontefice romano sia l'unico ad essere chiamato universale. Come si permette questo papa? Che solo al papa tutti i principi debbano baciare i piedi. Sono il re dei romani, il futuro imperatore, il successore di Carlo Magno. Che egli non possa essere giudicato da alcuno. Nel sacro romano impero e nell'occidente cristiano è in corso uno scontro di potere. Che egli solo può deporre o reinsediare i vescovi. Che un altro salga al soglio di Pietro. Che al papa è permesso di deporre gli imperatori. Nel castello di Canossa, nell'Italia settentrionale, sta per compiersi un evento epocale che fisserà il nome di questo borgo nella storia. Tutto è iniziato con una strana lettera ricevuta da Papa Gregorio VII, che si è rifugiato qui. Re Enrico sta arrivando. Disponiamo che la proprietà delle terre nella regione passi a... È arrivato, Santo Padre. Non vi agitate. Chi è arrivato? Il re tedesco. Enrico è alla porta. Padre! Padre! Gregorio VII ha destituito il re di Germania. Non oserà attaccarci qui. È solo e indossa il saio da penitente. Nella storia non si è mai assistito a un evento simile. Che cosa ha condotto il re dal papa nelle vesti di penitente? Padre! Padre! Cosa dobbiamo fare, Santo Padre? Faccio aprire il portone. No. Lo scontro di potere tra il Papa di Roma e il Re di Germania ha segnato la fine dell'undicesimo secolo e ha regalato a questa città un'importanza speciale. Spira è in assoluto la città più amata dalla dinastia salica, che qui ha fatto erigere la casa di Dio più grande al mondo, il Duomo di Spira. Per Enrico IV e i suoi avi, Spira rappresenta l'espressione del potere regale e della cristianità dell'impero. Enrico IV diventa re di Germania quando è ancora bambino. Suo padre, Enrico III, soffre di gotta e deve affrettarsi a indicare un successore. Secondo un'antica tradizione, il re viene eletto dai principi tedeschi. Essi sono chiamati i pilastri dell'impero. E solo il loro giuramento di fedeltà rende sovrano il figlio del re.
Giurate fedeltà a mio figlio, vostro futuro re. La dinastia Salica ha la certezza di regnare per diritto divino. Ma i principi non la pensano allo stesso modo. I tuoi nemici saranno i miei nemici. I tuoi amici saranno i miei amici. Giuro a te fedeltà e devozione. Ma a un certo punto, riferiscono le fonti, accade qualcosa di inedito. I tuoi nemici saranno i miei nemici. I tuoi amici saranno i miei amici. Giuro a te fedeltà e devozione. Se saprai essere un sovrano giusto. Il potente duca di Svevia, Rodolfo di Rheinfelden, pone per la prima volta una condizione alla sua obbedienza. Giura fedeltà al re soltanto se regnerà con giustizia, e non è il solo a farlo. I principi erano insoddisfatti della reggenza di Enrico III. C'era un forte malcontento e, con queste parole, mandavano un avvertimento al padre. Erano parole che rappresentavano un'ipoteca anche per il piccolo Enrico IV, che i principi volevano plasmare a loro piacimento. Per quanto sarebbe durata quell'ipoteca? Enrico III muore 3 anni dopo l'elezione del giovane re. E lascia sulle spalle del ragazzo il peso di una grande responsabilità. L'impero sul quale Enrico IV un giorno dovrà regnare si estende per metà dell'Europa. Dal X secolo il re germanico è anche capo del Sacro Romano Impero. La sua giurisdizione comprende anche l'Italia settentrionale e, a partire dal 1033, la Borgogna. Sul suolo tedesco vivono in quest'epoca circa 5 milioni di persone. È il momento in cui i villaggi si trasformano in piccole città protette da mura, con strade lastricate, palazzi e una popolazione in aumento. L'urbanizzazione apre le porte al commercio e alle novità. Le cure mediche, però, non sono ancora alla portata di tutti. Chi vive in campagna ha appena il necessario per vivere e lavora per i padroni in condizioni di semischiavitù. Ma il progresso tecnologico comincia ad alleviare il lavoro dei campi. Una migliore alimentazione permette di vivere più a lungo. L'aspettativa media di vita cresce fino a 32 anni. E aumenta la superficie di terra che ogni contadino può lavorare. Potere politico e terre nel regno sono suddivisi tra il re, i principi, i vescovi e la nobiltà. Non esiste ancora una sede specifica per il sovrano, che governa dal suo luogo di residenza. Il re Enrico, comunque, è ancora un ragazzo e governa sotto la tutela della madre, la regina Agnese. Negli annali del 1056 è scritto: questo fu l'inizio della disgrazia. Il re era un ragazzo, la madre cedeva facilmente, facendosi consigliare da chiunque. Un giorno alla corte della regina appare un messo del papa di nome Ildebrando che vorrebbe prendersi cura del giovane re. Si presenta per annunciare il rinnovamento della chiesa e i nuovi diritti del papa nei confronti dell'imperatore. Fermo! Enrico! Si trattano così gli ospiti? No. Perdonatelo. Abbiamo ricevuto molte notizie su di voi dalla vostra ultima visita. So che volete combattere il malcostume diffuso nella chiesa. È vero. Nei monasteri si conduce una vita dissoluta. Dobbiamo porre fine al concubinaggio dei preti. E i vescovi? Ah, i vescovi. I vescovi devono tornare... devono assolutamente tornare... obbedire al papa prima che al re. Per favore, chiedi perdono al signor Ildebrando. Perfino nostro signore Gesù Cristo ha dovuto obbedire a sua madre. Chiedo perdono. Questo non sarà il loro unico incontro.
Ora deve andare a letto, scusateci. Per quanto tempo dovremo ancora farci umiliare in questo modo? Avete pienamente ragione. Chi è stato investito dal Signore della massima carica in terra? Venite. Ildebrando è un legato pontificio che aspira a ridimensionare il potere dei regnanti tedeschi e ambisce a sua volta a un ruolo più alto. Ma non è il solo che ha interesse a rendere più docile il re. Il palazzo imperiale di Kaiserswerth a Düsseldorf diviene teatro di un drammatico rapimento. Il mandante è l'arcivescovo Annone di Colonia. Insieme ad alcuni principi ha invitato la madre e il giovane re a un ricevimento. Ma questa nave è davvero bellissima! È veloce come una freccia. Abbiamo impiegato meno di 2 ore ad arrivare fin qui da Colonia. Sali pure. Il giovane re è attirato a bordo della nave ormeggiata sulla riva del Reno. L'arcivescovo è uno dei tanti che vorrebbero che il re crescesse in buone mani, le sue. All'inizio nessuno sospetta nulla. Che cosa state facendo? Enrico! Nessuno dei principi interviene per impedire il rapimento. Enrico sta per essere condotto a Colonia per vivere sotto la custodia di Annone. Accortosi del pericolo, il ragazzo tenta la fuga. Una fuga che rischia di costargli la vita. Malgrado il salvataggio in extremis, il trauma di quel rapimento segnerà la sua esistenza. L'arcivescovo di Colonia è uno dei principi più potenti del suo tempo. L'arcivescovo Annone di Colonia era preoccupato per le sorti del regno. Fino a quell'epoca, il re aveva avuto scarsa considerazione degli interessi dei principi. Fu questo che li spinse a rapire il giovane Enrico IV con il famoso colpo di stato di Kaiserswerth, in modo da poterlo educare secondo i valori dei principi e renderlo un re a loro gradito. Chi detiene veramente il potere nel regno? A Goslar, suo luogo di nascita, è conservato il trono di Enrico IV, che in quel periodo è ancora vacante. A decidere al posto del re sono i principi e questo crea disordini, non soltanto interni. Quando Enrico sale realmente al trono, scoppiano i primi disordini a est. I ribelli slavi vengono sconfitti e sottomessi. D'ora in poi, re Enrico dovrà farsi carico della difesa del suo regno, sia dai nemici interni che da quelli esterni. Ora che è diventato maggiorenne, i principi lo liberano dalla loro tutela. Nel marzo del 1065, Enrico IV è dichiarato maggiorenne e gli viene restituito il regno. I vescovi confidano di averlo educato ad essere un re giusto. Come i suoi predecessori, anche Enrico IV ama viaggiare. Percorrerà il suo regno a cavallo più volte nella vita. Un viaggio di oltre 120.000 chilometri, 3 volte il giro del mondo. La sua corte viaggia con lui. Oltre 2.000 persone tra cavalieri, artigiani, servitori e scrivani. I palazzi imperiali distano tra loro parecchi chilometri. Il re e il suo seguito si approvvigionano presso i contadini locali. Una dozzina di buoi, migliaia di staia di grano, innumerevoli balle di fieno, barili di vino e birra, migliaia di galline con relative uova. Avanti il prossimo!
Insomma, perché solo 3 uova? Oh, solo queste. Hai 3 galline, da ognuna devi portare 3 uova. Una visita reale è un grande onore, ma anche un enorme fardello. È vero che il re è ben protetto lungo il cammino, ma neanche lui è immune alle malattie. Contro le infezioni non ci sono medicine. Una semplice influenza può portare alla morte persino il re. Sono pochi i regnanti del Medioevo che hanno superato i 40 anni di vita. Secondo le fonti, Enrico IV da giovane si ammala gravemente. Sembra invece che da adulto abbia goduto di ottima salute. Per essere un uomo del Medioevo, il re alto 1,80 m è di costituzione insolitamente atletica, come rivela il suo scheletro. È stato ritrovato nel Duomo di Spira nel 1900, quando sono stati aperti i sepolcri imperiali della dinastia Salica e, per la prima volta, sono stati esaminati i resti e gli oggetti funebri. Lo scheletro di Enrico IV è sorprendentemente ben conservato e, secondo gli esperti, porta i segni di una vita trascorsa a cavallo. Il teschio mostra anche dei lineamenti marcati, un incisivo mancante, forse perso in gioventù, e gli altri denti molto consumati. Enrico IV è il terzo re salico a salire sul trono. È stato suo nonno ad avviare la costruzione del Duomo di Spira che, sotto il regno del nipote, diventa la cattedrale romanica più grande al mondo. Per la dinastia salica, Enrico vuole lasciare un segno della sua concezione di Dio, del mondo e del regno. Vuole essere considerato alla pari del Papa e, come il Papa, pensa di essere eletto da Dio. Anche la sua città preferita deve esprimere la potenza della dinastia salica. Spira è stata eretta a tale scopo nell'anno 1030. Il Duomo sorge al centro del suo impianto geometrico. Alcuni archi di cerchio disegnano l'andamento curvilineo delle strade di questa città di fondazione. All'inizio del XII secolo a Spira vivranno circa 6.000 persone. Diventerà un esempio per le future città di fondazione tedesche, che a loro volta nasceranno su un tavolo da disegno, come Friburgo, Lipsia, Lubecca. Un monaco inglese chiamerà Spira Metropolis Germaniae, la capitale della Germania. Questo progresso tecnologico è tipico dell'XI secolo. Solo così si spiega come, in quell'epoca, sia stato possibile realizzare opere tanto imponenti, come si sia riusciti a costruire tante chiese, tanti monasteri e tante città. Anche i monasteri acquistano importanza all'epoca di Enrico IV. Aumenta il numero dei monaci e i centri monastici si espandono. I monasteri dovranno però essere al servizio dell'uomo, seguire i dettami della Chiesa di Roma e rinunciare al potere secolare. Questo pretende il nuovo Papa di Roma, che tempo addietro è stato monaco. Molti abati e molti vescovi sono stati nominati dai sovrani. Altri hanno comprato il loro ministero. Ora tutto questo deve finire. Bisognerà tornare alle regole di San Benedetto. Il motto di Roma è Ora et labora, prega e lavora. I novizi si dovranno attenere al giuramento di povertà, obbedienza e castità. Così, nell'XI secolo, la riforma della Chiesa parte dai monasteri. Libertas Ecclesiae è la parola d'ordine a Roma, cioè la Chiesa deve essere libera e autonoma dai detentori del potere secolare. Il messaggio dei monaci non si ferma neppure davanti al re. Alla corte di Enrico, scrivono i cronisti dell'epoca, avvengono cose turpi. Questo non preoccupa solo il Papa, ma anche alcuni principi tedeschi, che intendono ricordare al re i suoi sacri doveri. Rodolfo di Svevia ha specificato nel suo giuramento di fedeltà che avrebbe servito soltanto un re giusto.
Un uomo che si definisce il rappresentante di Dio in terra dovrebbe dimostrare di esserne degno. Dove posso trovare il re? Vado a vedere. Egli, che era il re di molti popoli, si lasciava invece guidare dalla cattiva volontà. Così scrive il cronista sassone Brunone. Teneva con sé due o tre concubine alla volta, ma neanche così era soddisfatto. Rodolfo di Rheinfelden, duca di Svevia! A parte tutto, i due sono imparentati. Vieni ad abbracciarmi, cognato. Cosa posso fare per te? Sono qui, mio re. Volevi parlarmi? Unisciti a noi. Preferisco tornare un'altra volta. Ti prego di perdonarmi. Tacete, buffoni! Il re deve stare in guardia. I principi diffidano di lui. E lui non ha dimenticato il rapimento. Di una cosa però è consapevole. Non può regnare senza il loro appoggio. Enrico sa anche che qualcuno da lontano sta cercando di ridimensionare il potere dei re sulla Chiesa. È il Papa a Roma. Sul seggio di Sommo Pontefice e Vicario di Cristo siede dal 1073 Papa Gregorio VII. Quando era ancora monaco col nome di Ildebrando, ha già incontrato una volta il giovane Enrico. Ora, per riportare all'obbedienza il re, ne contesta il diritto di nominare i vescovi. Questo diritto dovrebbe spettare unicamente alla Chiesa, malgrado la tradizione voglia che sia il re a nominarli, in virtù della concessione divina. L'elezione di un vescovo si chiama investitura e consiste nella vestizione con l'anello e il pastorale come simboli della dignità sacerdotale. I vescovi, così nominati, acquisiscono ricchezze e territori, assicurano il potere al re, gli restano fedeli e gli forniscono le truppe. È tramite la nomina dei vescovi che il sovrano costruisce la sua rete di alleanze. Ora invece il Papa di Roma pretende che il diritto di assegnare le cattedre vescovili diventi una prerogativa della Chiesa. Il tempo dell'autonomia decisionale dell'imperatore sui ministeri sacerdotali era finito. Lo scontro di potere si trasformò nella lotta per le investiture. Ma nel grande gioco del potere, chi ha le carte migliori? Il Papa è al di sopra del re oppure è il contrario? Nell'abbazia di Prüfening in Baviera sono conservati alcuni dipinti che parlano chiaro. Su tutto domina la Chiesa Celeste, qui raffigurata come Ecclesia. Il potere in terra, però, Dio l'ha attribuito a due spade. Quello spirituale spetta al Papa, quello secolare all'imperatore e re. Nel dipinto entrambe le spade si trovano sullo stesso piano. Tuttavia, la Curia romana ritiene che il Papa abbia ricevuto da Dio entrambi i poteri. Ed è a questo principio che si appella Ildebrando, ora Papa Gregorio VII. Nell'archivio segreto del Vaticano a Roma c'è un documento che ha cambiato la storia. È il Dictatus Pape del marzo 1075. Non è un documento ufficiale, è piuttosto una nota, ma corrisponde a una dichiarazione di guerra. Che il pontefice romano sia l'unico ad essere chiamato universale, che solo al Papa tutti i principi debbano baciare i piedi. Che egli non possa essere giudicato da alcuno. Che egli solo può deporre o reinsediare i vescovi. Che al Papa è permesso di deporre gli imperatori. Un Papa che formula con tale risolutezza le rivendicazioni del papato e addirittura le mette in atto politicamente. È questo che fa dell'undicesimo secolo un periodo tanto appassionante. È l'atto iniziale di uno scontro di potere senza precedenti. Leggete, vi ha perfino chiamato re tedesco. Re tedesco? Io sono il re dei Romani, il futuro imperatore, il successore di Carlo Magno. Chiama lo scrivano.
A quell'epoca il sovrano non regnava soltanto sulle terre tedesche, ma anche sulla Borgogna e su parti dell'Italia. E soprattutto il re di Germania è anche imperatore del Sacro Romano Impero e ritiene di essere nominato da Dio. Enrico, re non per usurpazione, ma con la benedizione di Dio, ha Ildebrando, non più papa, bensì falso monaco. Nostro Signore Gesù Cristo ci ha investiti del potere secolare, ma non ha investito te del potere temporale. Hai ottenuto denaro con l'inganno. Col denaro hai comprato favori. Con i favori la spada. Con la spada hai conquistato la sede della pace. E ora da quella sede comprometti la nostra pace. Abdica e abbandona il seggio apostolico che hai usurpato. Che un altro salga al soglio di Pietro, qualcuno che non ammanta azioni violente di fede cristiana. Io, Enrico, re per divina concessione, insieme a tutti i miei vescovi, ti dico: abdica. Abdica. Dal momento in cui Enrico IV e i vescovi invitano Gregorio VII ad abbandonare il seggio di Pietro perché lo ritengono un usurpatore, il conflitto non può che inasprirsi. La risposta da Roma non tarda ad arrivare. Gregorio VII agisce restando fedele alle sue convinzioni. Egli, il Papa, destituisce il re e nel contempo scioglie tutti i sudditi dal giuramento di fedeltà nei suoi confronti. La notizia della scomunica di Enrico IV in poche settimane giunge ai vescovi, ai principi e al popolo. In onore e protezione della tua Santa Chiesa, in forza del tuo potere e in virtù della tua onnipotenza, dichiaro re Enrico che si è rivolto alla tua Santa Chiesa con inaudita superbia, sollevandosi contro di essa, decaduto dal trono di Germania e d'Italia, e sciolgo tutti i cristiani dal giuramento di fedeltà che gli hanno fatto o che gli faranno in futuro. E vieto e proibisco a tutti i cristiani di seguirlo in futuro. Quando la notizia della scomunica del re venne ascoltata dal popolo, l'intero nostro mondo romano tremò, annota il vescovo Bonizzone di Sutri. Il duca Rodolfo di Svevia discute con alcuni principi e vescovi se debbano ritenersi sollevati dal loro giuramento di fedeltà al re. Si chiedono se il re Enrico possa ancora essere degno della sua carica. Dovremmo essergli ancora fedeli. Il Papa lo ha scomunicato. Questo è un segno chiarissimo. Come ci dobbiamo comportare? Come ci dobbiamo comportare? Ha insudiciato la dignità del regno. E si è rivolto a cattivi consiglieri. Ma è il figlio dell'imperatore Enrico. Gli abbiamo giurato fedeltà. Anche tu, Rodolfo. Io ho giurato fedeltà soltanto a un sovrano giusto. È stata la volontà di Dio che portasse la corona reale. Ma è stata anche volontà di Dio che la perdesse. Basta! Dobbiamo prendere una decisione. Ora. Non volevano iniziare una trattativa con il re sulla reggenza. Cercavano di chiarire a loro stessi se bisognasse destituirlo per i suoi crimini o, al contrario, continuare a considerarlo il loro re. Enrico non può più prendere nessuna iniziativa. Può soltanto aspettare la decisione altrui. Finalmente! Che cosa hanno deciso i principi? La decisione dei principi è preoccupante. Entro un anno Enrico dovrà essere sollevato dalla scomunica o perderà la corona. Enrico deve agire. Ma come?
nel gelido inverno del 1076, si mette in viaggio per varcare le Alpi. I principi hanno fatto bloccare i passi alpini per impedirgli di arrivare in Italia dal Papa. Ma alcuni parenti di Enrico gli favoriscono il passaggio attraverso la Borgogna e il Moncenisio, con un viaggio in condizioni poco regali. A volte procedevano a tentoni, scrive il cronista Lamberto. Talvolta si appoggiavano sulle spalle dei loro condottieri. Altre volte il piede perdeva la presa sul terreno ghiacciato e scivolavano giù dalla montagna per un ampio tratto. Ma il re e il suo seguito non hanno scelta. I messaggeri gli hanno riferito che il Papa si sta dirigendo a nord per allearsi con i principi. Enrico vuole e deve bloccarlo. Il Papa ha appreso che Enrico ha valicato le Alpi. Così si è barricato nel castello di Canossa. Teme che il re stia marciando contro di lui. Quello che avviene nell'inverno fra il 1076 e il 1077, la marcia verso Canossa, è un evento di portata storica. È la prima volta che un re si sottomette al sommo pontefice. Un evento che già all'epoca, ma soprattutto visto da una prospettiva storica, viene considerato epocale. Il Papa si aspetta un attacco dal re tedesco. Invece avviene qualcosa di inaspettato. C'era il re destituito, senza le sue vesti e senza le insegne della maestà reale. Padre! Scalzo e digiuno dal mattino fino a sera, in attesa del verdetto del Papa. Così riportano le cronache. Padre! Il racconto dell'evento che ci trasmette Lamberto di Hersfeld descrive un re incredibilmente debole e un papa estremamente potente. Padre, perdonatemi! Mio re, questo non ha senso. Pater noster qui es in celis, santificetur nomen tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Le fonti rappresentano questo viaggio a Canossa come un dramma storico. Le fonti riferiscono che Enrico IV sia rimasto davanti alla porta di Canossa per 3 giorni. Con indosso soltanto il saio dei penitenti, scalzo e infreddolito nella neve. C'è da chiedersi se questo sia vero del tutto, ma il fatto è che il suo atto di penitenza esercita sul Papa un'enorme pressione. Il Papa non è soltanto il capo della Chiesa, è anche un sacerdote. Un peccatore pentito e pronto all'espiazione ha diritto al perdono e alla misericordia. Questo lo sa anche Enrico, e le cronache definiscono questa messa in scena un'abile mossa a scacchi. Il Papa non ha altra scelta. Alla fine cede. Sopraffatto dalla determinazione del suo pentimento e dalle suppliche alle quali ho assistito, scrive Gregorio VII, ho sciolto infine il bando della scomunica e l'ho di nuovo accolto per divina concessione nella comunità dei santi e nel grembo della Santa Madre Chiesa. La marcia verso Canossa appare come il ritorno a casa del figlio al prodigo.
I posteri distinguono tra un vincitore e un vinto. Mai prima d'allora un re tedesco è stato così umiliato. E mai prima d'allora un papa ha dato una dimostrazione tanto energica del suo potere. In realtà, nel cammino del re verso il papa c'è una vera e propria strategia politica. Da questo punto di vista, il viaggio a Canossa è stato veramente un'abile mossa a scacchi di Enrico IV, proprio come l'aveva chiamata l'autore della sua biografia. Una mossa che, in fondo, ha contribuito alla sopravvivenza della dinastia salica e del suo regno. Appena liberato dalla scomunica, Enrico IV torna nel regno di Germania e richiama il suo seguito. Ma uno dei principi più potenti non vuole più farne parte. È Rodolfo di Svevia, che ha messo in dubbio la reggenza di Enrico fin da quando era ragazzo. Se sarai un sovrano giusto, dobbiamo prendere una decisione. Ora. Nel frattempo, alcuni principi e vescovi hanno eletto Rodolfo re. Ai contendenti non resta che risolvere la disputa per il trono sul campo di battaglia. Saranno le armi a decidere chi dovrà regnare. Ora si vedrà chi è il vero re. Non combatto per una corona che ho già, caro Rodolfo. L'hai persa quando ti sei inginocchiato a Canossa. Il 15 ottobre 1080, gli eserciti dei due re tedeschi si scontrano sulle sponde dell'Elster, in Turingia. Stando alle cronache, ha inizio una terribile carneficina. Rodolfo di Svevia è noto per essere il miglior stratega dei suoi tempi, e all'inizio le sue truppe sembrano dominare. Enrico è alle strette. Ma poi la battaglia prende una piega inattesa. Il re rivale viene circondato e ferito mortalmente. Una fonte riferisce che gli sia stata persino mozzata la mano destra, la mano del giuramento. La giusta punizione per lo spergiuro, perché egli non aveva esitato a rompere il giuramento che lo aveva legato per fedeltà al suo signore e re. Scrive il cronista di Enrico. Come lo scheletro di Enrico, anche la mano di Rodolfo si è conservata per oltre un millennio. È stata mummificata e custodita in un reliquiario. Forse può fornire informazioni utili sugli avvenimenti di quella battaglia. Per questo film, l'Istituto di Antropologia dell'Università di Magonza ha eseguito una tomografia computerizzata che ha dato un risultato sorprendente. I segni del taglio che abbiamo trovato non riguardano l'intera mano. Se la mano fosse stata recisa durante la battaglia, il taglio sarebbe evidente sull'intera radice dell'ossatura. Invece abbiamo un taglio solo sulla parte esterna, quindi crediamo che essa sia stata asportata dopo la morte. La perdita della mano del giuramento durante la battaglia è una delle notizie di propaganda usate da Enrico per dare alla sconfitta di Rodolfo di Svevia il valore di una sentenza divina. Il re rivale è sepolto nel Duomo di Merseburg. Enrico IV ha consolidato il suo potere nel regno di Germania, ma vuole di più. Vuole la corona imperiale come suo padre. Come re di Germania, è destinato ad essere imperatore, ma deve essere incoronato dal Papa. Per riuscirci, deve tornare in Italia, ma questa volta non ci va da penitente. Dopo essere riuscito a cacciare il rivale Gregorio VII, il giorno di Pasqua dell'anno 1084, Enrico si fa incoronare imperatore da un altro Papa,
un antipapa che egli stesso ha nominato. Nessuno dovrà più ergersi al di sopra dell'imperatore. Il papa che ha osato contendere il potere al sovrano trascorre i suoi ultimi giorni in esilio. Gregorio VII muore a Salerno nel 1085. Ho amato la giustizia e detestato l'iniquità, perciò muoio in esilio. Queste sono, secondo le fonti, le sue ultime parole. Gregorio VII voleva preservare la sua chiesa dall'ingerenza del potere secolare, eppure è intervenuto direttamente nella lotta per il potere in terra. Gregorio VII è sicuramente una figura eccezionale. I suoi contemporanei lo avevano già definito come il Santo Satana, e non parlo dei suoi nemici. Quindi le sue caratteristiche erano già note all'epoca. Il rigore, il fanatismo e la risolutezza con la quale aveva agito erano sicuramente considerati molto, molto insoliti. I successori di Gregorio VII riusciranno ad appianare lo scontro tra l'imperatore e il papa con il concordato di Worms nel 1122. Questo documento è uno dei più preziosi oggi conservati nell'archivio segreto del Vaticano. Ma quali sono i termini dell'accordo che è stato raggiunto a Worms in forma tanto solenne? Con il concordato di Worms si arriva a un compromesso. Enrico IV rinuncia alla nomina dei vescovi per il loro ministero spirituale. Il Papa, in cambio, permette ai vescovi di continuare ad esercitare la giurisdizione sui loro beni terreni. Così, vescovi e abati, come i principi, si affermano come alleati importanti del re e danno origine alla struttura del regno, che è riconoscibile ancora oggi nella forma di federalismo dei Länder. Enrico IV muore nel 1106. Questa corona lo accompagna nel suo ultimo viaggio. Riposa nel Duomo di Spira. Porta con sé nella tomba anche l'anello che indossava da re. I cronisti hanno scritto la storia della sua vita a modo loro. Da alcuni è considerato un perdente, per altri è invece il vincitore della lunga battaglia per il potere, sia nelle vesti di re di Germania che in quelle di imperatore. Il suo viaggio a Canossa segna un punto di svolta nella storia tedesca.